Buongiorno a tutti, sono Giuliano Scalvini, sono presidente della sezione cacciatori di Comezzano Cizzago della CL e oggi sono qui al Quagliodromo di Castelcovati, che è il nostro circolo, la nostra sede, dove i cacciatori possono fare attività ricreativa e siamo qui per farvi vedere la nostra realtà. Alle nostre spalle abbiamo un terreno di oltre 7 ettari dove si fanno proprio le prove cinofile, si fanno gli addestramento cani, proprio terra di appassionati di cinofilia. La zona è una zona agricola fortemente vocata a monocoltura di mais e quindi trovare un 7-8 ettari di prato stabile è una cosa bellissima. Al prato è annesso un circolo ricreativo dove possiamo svolgere anche attività didattiche come la preparazione dei ragazzi dei corsi di abilitazione caccia che stiamo portando avanti in questi giorni. Abbiamo fatto dei corsi di specializzazione al cinghiale, prelievo di selezione braccata e tante altre attività. Oltretutto, tra cacciatori a volte si mangia anche qualche buon salame. È un punto ricreativo molto molto importante. Castelcovati si trova ai confini con la città di Chiari, Castrezzato e Comezzano. È una zona tranquilla, immessa nel verde e qui la passione per la caccia cresce di giorno in giorno. Ci si confronta, a volte si parla anche di politica, anche se non piace molto parlare di politica di questi tempi perché la caccia non è conosciuta a livello nazionale, abbiamo sempre un gran problema a divulgare le nostre iniziative, a farci conoscere, siamo sempre un po' incriminati, però qui si vive bene, si vive in un ambiente tranquillo. La Può struttura venire del che Quagliodromo è a disposizione di tutti gli appassionati di caccia, ovviamente indifferentemente dalle sigle associative, è gestita da una famiglia, è sempre aperto e qui possiamo trovare un caffè caldo in ogni momento per tutti gli amici e quanto altro. Ovviamente fare attività sindacale, fare associazionismo impegna molto 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 tempo. Nella nostra sede
Facciamo spesso anche incontri di attività venatoria, sindacale, ma anche politica, da cui sono passati tutti i maggiori politici a livello locale e anche nazionale, perché la caccia è confronto. Il confronto va fatto ai tavoli, ma va fatto anche fra persone. E i migliori accordi si fanno seduti a un tavolo, magari davanti a uno spiedo, che è patrimonio bresciano, no? Da tutelare, che va tutelato. Adesso siamo riusciti, grazie all'aiuto della politica regionale, a riportare lo spiedo nostro bresciano, e sono tutte attività che qui svolgiamo per 365 giorni all'anno. A volte mi confronto anche con i miei cacciatori. L'amico Angelico è un appassionato di caccia al colombaccio e anche lui segue attivamente tutte le attività della sezione. Voglio sottolineare che come sezione, come Zano Cizzago che rappresento, qui abbiamo la sezione Castelcovati, siamo proprio sul confine. Come sezione, come Zano Cizzago, ricopro sul territorio un numero elevato di associati, perché siamo intorno ai 150. Ecco, la mia speranza è che i giovani riescano a entrare di più nell'ottica venatoria, ma non dalla terza domenica di settembre al 31 di gennaio, ma nell'ottica venatoria dei 365 giorni all'anno, perché c'è bisogno di lavoro sul territorio, c'è bisogno di seguire i cacciatori a livello sindacale nella preparazione di tutta quella fascia burocratica che diventa difficilissima da gestire. E qui per 365 giorni parliamo di caccia, sempre, perché da gennaio ci sono i rinnovi delle licenze, a marzo ci sono i pagamenti degli ATC, e poi a agosto arrivano i tesserini, e poi ci sono i bollettini regionali da pagare. I cacciatori si trovano in una situazione difficilissima, pressati da una burocrazia pazzesca, e non voglio dire che poi durante la caccia bisogna andare con l'avvocato, ma bisogna dare il proprio numero di telefono a tutti per assistere i cacciatori in tutte le evenienze, perché devono andare preparati. Il cacciatore deve essere informato e preparato per non andare incontro a sanzioni che molte volte sono veramente spiacevoli e costose. Questa è l'attività del Quagliodromo di Castelcovati, seguire il cacciatore 365 giorni all'anno. Non so se a Brescia c'è qualcuno che ha il numero di telefono più famoso del mio, però io seguo volontariamente tutti i cacciatori, ripeto, indipendentemente dalla sigla di appartenenza, perché una cosa è fare campanilismo, un'altra cosa è avere passione per la caccia e seguire i cacciatori. Questo, io credo che il Quagliodromo Castelcovati sia un punto di eccellenza, ce ne sono in provincia di Brescia, ce ne sono 4, 5, 6, ma un punto di eccellenza dove un cacciatore trova sempre una risposta e dove trova sempre un aiuto. 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno. Ringrazio la televisione, ringrazio Più Valli TV che ci dà voce, ringrazio l'amico Nicolò Bresciani che mi ha messo a disposizione questa possibilità. Spero di potervi incontrare ancora e di farvi vedere tante altre iniziative. Ne abbiamo un'altra in programma, adesso ne parlerò, magari faremo un'altra piccola ripresa più avanti. Grazie a tutti e buona giornata.